Al posto delle armi primitive hanno messo delle armi aliene. Questo mi sembra piuttosto palese. Oh, 75! Figata! Ah, è una granata che rileva tipo i nemici? E io questa la meno. Carino. Ciao a tutti i boys, qui è FortuGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi, nuova season di Fortnite. Siamo ormai nella stagione 7 del capitolo 2. Non vedo l'ora di provarla, io non mi sono assolutamente informato su nulla della season, quindi scopriamola assieme. Cavolo ragazzi, 4 GB non sono pochi, perché mi pare che gli altri aggiornamenti pesassero di meno. Ne vedremo delle belle, mi sa. Allora, ci siamo, io l'ho avviato, metto le cuffie e mi tengo pronto ragazzi. Sicuramente apparirà qualche video o qualcosa di questo tipo, ne sono certo. Ok, e vediamo. Io non, ragazzi, ripeto, non mi sono proprio informato sulla storia, quindi non so cosa sia. Ok, qualcosa con gli alieni, mi sembra piuttosto palese. Cioè siamo passati dalle armi primitive agli alieni, cioè proprio così, eh? 10.000 anni di storia nel giro di poche stagioni, ok. Eh sì, ragazzi, stanno arrivando gli alieni sull'isola di Fortnite, ok. Ah, proprio così. E qua, Rick! Scusi, eh? Ma cosa? No, ragazzi, mettono la skin di Rick, io non ci credo. Ah, ma sì, se lo portano proprio... Ok, va bene. Ma quello è palesemente... Ma è Kozowski! Ok, Season 7 Battle Pass, vediamo che ci sta. Ok, quindi dobbiamo combattere contro gli alieni. Ok, era piuttosto palese. Nuove armi. Ok. Ok, sì, ragazzi, sono decisamente nuove armi. Ok, e abbiamo Rick. Proprio così, eh? No, raga, che figata. Ma che... No, vabbè, scusi. Superman? Cosa sto vedendo? Allora. Cioè, posso dire che è una figata. Sembra un po' da Fortnite Kid, però ragazzi è oggettivamente una figata. Cioè chi dice il contrario è palesemente un tizio che critica a caso. Voi ovviamente ragazzi, se comprate il Battle Pass, fatelo sempre solo col codice creatore Fortu. Mi raccomando, e se lo fate, taggatemi in una storia su Instagram che vi riposto sul mio profilo ufficiale. Andiamo, e non posso neanche comprare tanti livelli, quindi 9,50, ci sto. Ok, il primo è Chimera orrendo, se posso dire. Mi raccomando ragazzi, all'interno dell'item shop mettete sempre il codice creatore Fortu, specialmente per acquistare questo Battle Pass. Mettetelo ragazzi, perché ve lo levano spesso, mi raccomando. Allora, siamo calmi, come funziona? Ora per riscattare il pass battaglia devi tipo utilizzare le stelle? Quindi hanno cambiato tutto il Battle Pass? Sì. Sì, cavolo. Per sbloccare la seconda pagina devo comprare almeno 4 risorse di questo. Ok, vabbè, però ha senso, ragazzi. Così almeno scegli ciò che ti piace. Cioè, sto coso chi se lo prende, no? Questo già è più carino. Poi è molto sottile come skin, quindi ci potrebbe molto stare. Anche il piccone non è male. E vabbè. E poi c'è lui, Rick, grandissimo. No, raga, qua ci devo arrivare per forza. Facciamoci qualche partita in solo, senza la pretesa di vincere, giusto per vedere cosa hanno aggiunto. Vediamo un attimo com'è stata cambiata la mappa. È cambiato Sweetie Sands. Qui a Craggy Cliffs e Bonnie Burbs c'è qualcosa che non va. Il centro della mappa è stato cambiato perché credo si siano portati via The Spire. E qui non ho idea di cosa ci fosse prima, no? Cosa c'era qua, raga? Sarei curioso di andare qua sotto ed esplorare un po' la zona che hanno distrutto. Però non ho idea delle ceste che ci siano. Quindi, cioè, finisce che prendo le mazzate e basta. Anche perché non vedo nulla di particolare se non un cratere folle. Ah, ok, perfetto. Troviamo subito un M4 comune. Però me lo faccio andare bene. Dobbiamo vedere tra l'altro come è andata, ragazzi, la questione delle armi primordiali, perché non ho idea di se l'abbiano rimosse oppure no. Lo scopriamo assieme. Lo hanno rimesso la K? Il crafting si può ancora fare? Si può fare il Bust Assault Rifle? Hanno rimesso il 3 colpi? Con cosa si fa? Con delle componenti meccaniche piuttosto strane. Va bene, ok. Sì, vabbè, ciao. Ma proprio così. Ma hanno aumentato il drop rate delle cose? Sono io solo molto fortunato, diciamo così, per non dire altro. Che bello, raga, hanno rimesso proprio la roba delle vecchie season. Scar, un bel tattico. Ci piace. Cerchiamo di portarcela a casa, almeno la prima kill della season. Diamoci uno sguardo. Questo si può trasformare, sì. Si può trasformare in un AUG o un AUG, ragazzi. Chiamatelo come volete, io l'ho sempre chiamato AUG. È un po' buggato sto coso. Ah, forse qua stanno quei cosi, esatto. E invece questo in cosa lo posso cambiare? Ah, nell'ever action shotgun. Ok, allora ci sta. Ok. Buona, torna indietro. È un boss? Ok, credo ragazzi che sia tipo l'agenzia qui sotto. Mi sembra una cosa simile. Permesso? Cosa? Questo è un fucile di precisione, palese. Scusa, questo è un lanciagranate. Oh cavolo, c'è un tizio sopra, raga. Ho sentito una jump o sbaglio? Vabbè, ragazzi, se devo aspettare qua che qualcuno si smuove, fa niente, cioè, buscio. Ho
Stavo pure facendo eliminare, dovete dire. Mi prendo questo. E questa che arma è? Pulse Rifle. Ok, ragazzi, al posto delle armi primitive hanno messo delle armi aliene. Questo mi sembra piuttosto palese. Vediamo un po' questa come funziona. È quasi un semi-automatico perché spara molto lentamente. Vorrei capire il danno che fa, ragazzi. Ma facciamolo l'AUG, ragazzi, lo voglio provare. Tanto credo poi... Ah, non si può riportare a SCAR. Ah, questo è un problema. Le hanno cambiate? O hanno cambiato solo il suono? Che lo vedo. Oh, 75! 85, godo! Fighissimo! Figata, figata assurda, raga, l'abbiamo colpito. Che cos'è sta roba? Ah, è una granata che rivela tipo i nemici. Guys, quanta roba che hanno aggiunto. Mi sta gasando un sacco. Oh mio Dio, c'è un cecchino serio. Mi è arrivata una cecchinata seria. Che significa, hanno rimesso i cecchini? Dude, qui sotto c'è anche una vending machine. No, è rotta però. Sì, c'è una vending machine che utilizza le gold bars. Va bene, raga. Oh, madonna. L'avevo proprio missato con lo sguardo sto tipo. Scappa? Perché scappa? Non è un bot, non è un bot, è solo un tizio piuttosto noioso. Vabbè, easy boys, easy, easy. Oh, buonasera signori, signori, mi dissocio. Siamo calmi, mi scusi signorina. E io questa la meno. Carino. Lo dovevo fare, è completamente inutile. Questo è un problema serio. Oh, cecchino serio, dammelo. Hanno rimesso i cecchini, sì. Mostrare sulla mappa, va bene. Mi è arrivata una cecchinata. Mi è arrivata una brutta cecchinata e mi hanno eliminato, dai, GG. Bravo, bravo, peccato per la prima win. Facciamo una cosa, andiamo a Pleasant Park perché voglio capire perché queste zone hanno il nome particolare. Ci sono UFO, ok, in quelle zone ci sono UFO. Raga, incredibile, fucile di precisione, va bene. Ok, me lo farò andare bene. Ma che cavolo? Scusa? Ma cosa? Ok, quei cosi si usano. Quei cosi si usano e ti portano via. Come li chiami? Se lo colpivo mi gasavo un sacco. Che sono sti cosi? Perché quel coso si avvicina minacciosamente verso di me? Scusami, caro, caro. Oh, 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 lasciami stare. No, no, mi sta prendendo, signori. Mi sta prendendo, no, palese, palese. Ma dai, mannaggia la miseria. Dai, mo sto coso mi... Dai, mi faccio eliminare da sto tizio solo perché sto coso mi sta portando via. Dai, man. Di nuovo, di nuovo. Ma sei serio? Dai, mi fai di nuovo il tiro al bersaglio. Ma non vale. Devo fare questa cosa, devo fare questa cosa. Non è andata bene, signori. Comunque, ragazzi, non vedevo l'ora che rimettessero sti cavolo di fucili di precisione. Finalmente hanno levato quegli archi inutili, brutti e poco fantasiosi. Jump! Jump, hanno rimesso la jump! No, va bene, non ci credo. Fantastico. Mending machine, ok. Ah, ok, perfetto. Dice no healing needed. Ah, perché mi posso anche curare qui. Ok, pozze piccole, medikit. Questo è carino così, è molto più sensato rispetto magari agli NPC che ti davano cose a caso. Ci sta. Palesemente un bot. Ok, ci ho provato. Anche questo è un bot. Ciao Stealthy Stronghold. Ah, non è Stealthy Stronghold. Oddio. Sì, funziona, che figata. Mi arriva una cecchinata, ma di quelle così potenti di karma, no? Godo. Mamma mia, cosa? Cos'è stato? Ci siamo eliminati a vicenda. Vabbè, raga, dopo questa basta. Ma che cos'è? Dai, GG, ma non mi capitava una cosa del genere da credo un anno. Ok, ragazzi, ad essere sincero, questa season mi piace veramente un botto. Per ora non me la sento di dargli un voto, ma è sicuramente sopra il 7,5. Spero che anche voi questa season piaccia, ragazzi. Mi raccomando, vi ricordo di shoppare il pass battaglia solo e solamente con il mio codice creatore Fortu, ma soprattutto di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i miei prossimi video. Noi ci becchiamo alla prossima. Ciao!